Di legge elettorale ha parlato anche Beppe Grillo. A Taranto ci abbiamo messo la faccia, sostiene, per non lasciare che PD e Forza Italia scrivessero le regole al loro uso e consumo. Ma andiamo in diretta dall'inviato Giuseppe Carboni. Giuseppe, cos'altro ha detto Grillo? Il decreto di aggiudicazione. Buonasera. Grillo ha da poco terminato il suo intervento qui dal palco, ha parlato solo della situazione di Taranto, nessun accenno alla legge elettorale. È venuto a Taranto per appoggiare la corsa del candidato del movimento, del candidato sindaco. Qui domenica si vota. È la prima uscita pubblica dopo il post in cui richiamava all'ordine in un certo qual modo i parlamentari, invitandoli a rispettare la volontà degli iscritti e a votare dunque il sistema tedesco. Nel pomeriggio si è recato in uno dei quartieri più critici della città, Tamburi, che è anche un simbolo, se vogliamo, del paese. E c'è stata una dichiarazione che faceva pensare che l'accordo sarebbe potuto saltare. Non è stato così, non è così, lo abbiamo intercettato e intervistato, sentiamo l'intervista e linea allo studio. C'è questa legge elettorale di cui non si capisce nulla. No, la gente probabilmente è complicata, è molto complicata, ma stiamo lavorando benissimo. Sì, ma è soddisfatto. Molto bene, ma assolutamente sì. Però sarete soddisfatti anche voi, vedrete. Rimangono le questioni delle preferenze. No, adesso vediamo di preferire la forma più giusta per gli italiani. Non dobbiamo arrivare a una giusta legge elettorale per gli italiani, dobbiamo andare a votare. Dai. Dobbiamo andare a votare subito, secondo lei? Assolutamente sì. Senta, ma dicono i 5 Stelle sono diventati grandi, in qualche modo trattano con gli altri partiti. Ma no. Noi trattiamo delle idee con gli altri partiti, con chiunque, sono delle idee giuste, le portiamo avanti, quindi non ci sono grossi problemi, però noi abbiamo la nostra autonomia, il nostro modo di vedere il mondo, è una visione.